Abbiamo anche in Italia, come già in altri paesi europei da alcuni giorni, in Italia per la prima volta oggi abbiamo due casi accertati di due turisti cinesi che sono venuti nel nostro paese da pochi giorni a gennaio e sono due casi accertati, ripeto, di coronavirus. A questo punto, come sapete, eravamo già vigili, molto attenti nel monitorare l'evoluzione di questa situazione critica, non ci siamo fatti trovare impreparati. Il ministro Speranza, poi gli lascerò la parola, ha già adottato un'ordinanza, appena adottato un'ordinanza, che chiude il traffico aereo da e per la Cina. A quanto ci risulta siamo il primo paese dell'Unione Europea in particolare che adotta una misura cautelativa di questo genere. Non c'è al momento nessun motivo di creare panico e allarme sociale. In buone condizioni, la tempestività dell'intervento ci fa pensare che non ci siano persone esposte, perché come sapete di norma l'infezione si trasmette dopo la comparsa dei sintomi e quindi appena sono comparsi i sintomi i pazienti sono stati presi in isolamento e quindi protetti, è stata fatta la diagnosi è stata verificata, quindi questo ci fa essere abbastanza tranquilli.